Chi sta suonando le campane a quest'ora? Ma come? Lei non lo sa, padre? Allora sarà uno spirito. Lo spirito burlone di un sacrestano. Ma finitela con queste storie tutti quanti. Non esistono i fantasmi. Però qualcuno ha sgozzato le pecore di Charlie Rousseau e non ha lasciato nessuna traccia. Andy, che è qui, ha visto ieri notte nella palude una luce che saltava. E stamattina ha trovato due pecore morte. Sgozzate, anche loro. Forse è quello stesso essere misterioso che suona le campane. E poi io stavo andando a consegnare una lettera raccomandata al castello di Penrose quando una strana luce è apparsa sulla strada davanti a me, si è spostata veloce verso i campi ed è sparita nella nebbia. Ho subito girato il carro e sono corso qui. Non è normale. Prima le luci e poi le campane. Ci sarà una logica spiegazione se le campane suonano a quest'ora. E io scoprirò di che si tratta. Accompagnami in chiesa, Potts. Al castello vado poi, senza fretta. Niente da temere se vai col prete. È vero, padre? Ah, tu hai bisogno di un po' più di fede e di meno fantasia. Andiamo, Potts. Che vada a consegnare quella lettera, di sicuro è importante. Grazie al cielo, la campana ha smesso. Mi dai brividi a quest'ora di notte. Nemmeno a me piace. E poi con quel fantasma che si aggira nei L'ho campi... L'ho visto, anche stanotte. Chi può essere?
Dov'è Lord Penrose? È andato a Quebec. Telefonategli allora. Che succede, padre? Lady Penrose è morta. Si era aggrappata alla corda per chiedere aiuto. È orribile. Sua signoria. Chiamate il comando di polizia. Dite che vengano subito in chiesa. Vieni, Pozzo, ho bisogno di te. Sì, padre. Centralino, con urgenza a Quebec. Lord William Penrose. Sì, è al congresso della Reale Associazione Canadese di Occultismo, in un hotel di Quebec. Urgente, signore. The Page? Sì, signore. Lord Penrose, lo vogliono subito al telefono. È urgente, è nella Gold Room. Sì, signore. Signori, come ben sapete, il maggiore ostacolo per dimostrare l'autenticità dell'occulto sta nel produrre fatti. Tuttavia, quando i fatti ci sono, anche il più inguaribile degli scettici, per quanto si possa accanire, dovrà finire con l'accettare l'effettiva esistenza del soprannaturale. È d'accordo su questo, Mr. Holmes? I fatti possono essere anche convincenti, però è la conclusione che se ne trae che può essere sbagliata. Nel caso del massino dei Baskerville, come pure in quello del vampiro del Sussex, noi abbiamo... Ti prego, Watson. Non chiedo scusa. Bene, signori, questa volta io ho dei fatti. Solo dei fatti. Molti anni fa, circa 100, una specie di fantasma fluttuante apparve nel villaggio che adesso si chiama La Morte Rouge. La mattina dopo, due persone furono trovate con la gola squarciata. Da ciò il nome del villaggio. Una bella storia. Ma è una prova? No. Io non do credito alle superstizioni di qualche paesano. Mi lasci finire, Mr. Holmes. La Morte Rouge è stata ancora luogo di questi strani e inspiegabili fatti. Inspiegabili è chiaro solo per lei. Molti tra i più attendibili abitanti hanno visto quelle strane apparizioni vaganti nella notte. E ieri mattina 5 pecore... sono state trovate sgozzate e di chi le ha uccise nessuna traccia. Oh, l'ha letto sul giornale? No, non l'ho letto affatto. Semplice deduzione, che mi sembra anche piuttosto ovvia. La deduzione è la mia mania, il dottor Watson lo può testimoniare. Oh, lei non ci crederà, Holmes! Oh. Bene, quelli sono fatti, Mr. Holmes, qualunque cosa dica. È molto urgente. E va bene, va pure. Sì, grazie. Io non trascuro i fatti, Lord Penrose, e non dubito che l'incidente delle pecore sia un incontestabile fatto, ma affermo che l'interpretazione del fatto come prova certa dell'esistenza del soprannaturale è pura supposizione e di conseguenza non può essere accettata. La sua opinione è indubbiamente il risultato della sua incapacità a vedere un po' oltre la sua comprensione. Non così, vecchio mio. Spiacente, John, ma questo ridicolo scetticismo... Sì, cosa vuoi, ragazzo? La desiderano al telefono, milord. È molto urgente. Scusatemi, signore. Io temo che Lord Penrose... Oh, ma è comprensibile, Sir John. Lord Penrose è profondamente attaccato alle sue idee. È un suo diritto. Mettila, Holmes. Quel tipo è solo sgarbato. Watson, vogliamo dire un po' nervoso. Parto immediatamente. Subito la mia macchina. Presto. Sì, milord. Signori, hanno appena trovato mia moglie morta, con la gola tagliata, esattamente come le pecore. Ma è terribile. Non vorrai pensare che... Certo, Mr. Holmes, lei penserà a un omicidio compiuto da ignoti. Sono dolente, posso esserle d'aiuto? Grazie, no. Quanto accada alla Morte Rouge non la riguarda, Mr. Holmes. Date le circostanze, aggiorniamo la seduta. Certamente, Sir John. Holmes, ma è spaventoso. Sir John, le dispiacerebbe porgere le nostre condoglianze a Lord Penrose? Sì, lo farò volentieri. Non potremmo fermarci a mangiare. È difficile trovare un posto migliore di questo. Ma non pensi mai ad altro che al tuo stomaco? No, non sempre, solo quando ho fame. Buongiorno. Oh, buongiorno, signore. Sarà lieto di tornare a Londra, Mr. Holmes. Infatti. Oh, c'è una lettera per lei, signore. Grazie. Oh, c'è qualcosa su Lady Penrose. L'hanno trovata in chiesa con la gola tagliata. Evidentemente vi si è trascinata dai campi per cercare aiuto. Ha suonato la campana. Che c'è, Holmes? Sta a sentire. Egregio signor Holmes, ho ragione di credere che la mia vita sia in pericolo.
Tuttavia, se lei mi chiedesse il perché, non saprei darle una risposta logica. Non c'è niente di tangibile all'infuori di una terribile premonizione così paurosamente reale. Poiché lei si trova a Quebec, io mi rivolgo a lei, uno straniero, per chiederle aiuto, con tutta la speranza che voglia almeno ascoltarmi. Chi è che scrive? È di Lillian Perrose. Lillian Perrose? Lady Perrose? È la lettera di una morta. Che vorrà dire? Chissà, forse Lord Penrose ha suggestionato sua moglie e l'assassino ha saputo approfittarne. Oh, non è così semplice, Holmes. Pensa, se Perrose ha ragione, lieto di tornarmene a Londra, nella mia Baker Street. Che peccato, Watson. Eh? Conosce il villaggio La Mort Rouge? Sì, signore, a 12 miglia da qui, verso le cascate. Grazie. Santo cielo, vuoi interessarti a questo caso? Certo. Faccia annullare le prenotazioni in aereo. Subito, signore. Andiamo. Pensa, Watson, che ironia. Che tragica ironia. È la vittima che ci chiede di trovare il suo assassino. Per la prima volta siamo stati incaricati da un cadavere. Non vedo il campanello. Non importa, entriamo. Credi che possiamo? Che ambiente freddo, triste. Già. Che volete? Chi siete? Sono Sherlock Holmes e mi scuso per l'intrusione. Vi prego, signori. Mr. Holmes, è sua abitudine entrare nelle case altrui senza suonare? Ma non c'è campanello. Se vuole usare la morte di mia moglie a sostegno delle sue idee, la prego di andarsene. Prima ascolti. Ho ricevuto questa da Lady Perrose stamattina. Penso a un diabolico scherzo. Lei è un po' in ritardo, Mr. Holmes. Mia moglie è morta. Io voglio scoprirne l'assassino. Non doveva disturbarsi. Sono convinto che la verità su questa orribile morte sia da ricercare tra i fenomeni paranormali, anche se lei non ne è convinto. Le assicuro, Perrose, che io non ho preconcetti nemmeno sui fenomeni paranormali. Vorrei vedere Lady Penrose. Questo mi aiuterebbe a risolvere il mistero di quanto accade alla Mort Rouge. Drake, rispondi a quel dannato telefono. Il sergente Thompson è incaricato del caso. Lo troverà alla stazione di polizia e adesso la prego d'andare. Si porti via il suo assistente. Mi scusi se non l'accompagno. Drake! Drake! Drake, dove sei? Watson! Holmes, ma io l'ho già vista. Sì, Watson, anch'io. Beh, ma dove? Non ci pensare ora. Esamina la ferita prima che Perrose torni e ci butti fuori di casa. Brutto affare. Mancata di poco la giugulare. È morta di sanguinamento. In un tempo abbastanza lungo? È così, credo. Può essere il tempo messo da Perrose per recarsi a Quebec per il meeting? Holmes, tu non sospetterai. Non sospetto nessuno, Watson. Ho solo fatto una domanda. Chiedo scusa, signori. Qualcun altro voleva la morte di Milady. L'ho visto l'altra notte aggirarsi, dentro e fuori dall'ombra. Siete il maggiordomo? Lo ero, signore. Mi sono dimesso. Drake. Vattene.
Via da qui. Ha trovato quello che cercava? Ho chiarito due fatti su sua moglie. È stata assassinata ed era Lillian Gentry. Lillian Gentry? Ve ne andate o chiamo la polizia? No, non è necessario. Stiamo andando proprio lì. Le ferite rilevate sulla gola di Lady Perose sono identiche a quelle trovate sulla gola delle pecore. Ora, non sono superstizioso, Mr. Holmes, ma non conosco nessun'arma capace di infliggere simili ferite, eccetto gli artigli d'un mostro. Si potrebbero fare con un rastrello simile a questo. Ma non certo con quello, Mr. Holmes, quello è mio. Ci pulisco il giardino dietro la prigione. La penso proprio come il sergente, Holmes. Un'arma come quella avrebbe tagliato la giugulare. E la morte sarebbe stata istantanea. Lady Perose è vissuta tanto da trascinarsi fino in chiesa per suonare la campana in un disperato richiamo d'aiuto. Sì, io so i particolari. Ma cerchiamo una spiegazione logica senza pensare a spiriti o fantasmi. Sergente, ha mai sentito parlare di Lillian Gentry? No, Mr. Holmes. Era una famosa attrice arrivata dall'America qualche tempo fa. Recitò per molti anni negli Stati Uniti e in Canada. Improvvisamente scomparve. Nessuno seppe mai come o perché e fu presto dimenticata. Beh, ma io non trovo nessun nesso fra la scomparsa di Lillian Gentry e la morte di Lady Perrose. Lillian Gentry e Lady Perrose erano la stessa persona. La stessa persona? Precisamente. E mi dica, sergente, dagli archivi risulta che qualcuno abbia vissuto a lungo in una prigione? No, Mr. Holmes. La sola persona in qualche relazione con una prigione è Journet. È arrivato 2 anni fa con sua figlia e ha comprato l'hotel. Era una guardia carceraria. Grazie, sergente. Dicono che ci siano delle anatre qui intorno. Si può sparare qualche colpo? Ma penso di sì. Se andiamo in una fattoria, potrei sparare ai polli ruspanti. Non sei spiritoso. Ma adesso siamo qui. Andiamo a fissare una stanza all'hotel di Journet. Ai polli. C'è nessuno? Ehi, padrone! È proprio deserto! Non lo sarà a lungo se trilli così. Padrone! Scusa, ma sto solo chiamando. Sì, monsieur. Mia cara, c'è una camera per noi? Sì, monsieur. Bene. Firmi lì, prego. Firmo io per te. Sì, grazie. Mi sembra molto giovane per lavorare qui. Vero, monsieur. Lei è Mademoiselle Journet? Marie Journet, monsieur. Ma lei ha pianto, mia cara. Perché? Mio padre vuole partire. Oh, andiamo, non è una tragedia. Se tuo padre se ne andasse, piangeresti, Watson? Certo che no. Seguitemi, monsieur. Veramente, prego. Mio padre non se ne andava mai. Che roba. Chiedere a me se piangerei per la partenza di mio padre. Non lo vedo da anni. Già, è morto solo 30 anni fa. E così va il mondo, Emil. Ci vogliono soldi per nascere e ci vogliono soldi per morire. Sai chi c'era in quell'auto? Sherlock Holmes. È qui ora. Scoprirà qualcosa. E che potrebbe scoprire? Solo fantasmi. David? Non lo so. Tu hai paura, Emil. Certo che ce l'ho. E anche tu. E chi non ce l'ha? Ma perché Sherlock Holmes è venuto qui? Indagherà sulla morte di Lady Perrose, non c'è altro. Temo che Sherlock Holmes tornerà a Londra sconfitto, ma un po' più saggio. Perché dici questo? Ma come si fa ad arrestare un fantasma? Non si può. Beh, adesso devo andare. Ho molta posta da consegnare. Si parla di Alessandro, di Ettore, di Achille. Con un po' di luce va meglio. Questa stanza mi dà i brividi. È poco usata, monsieur. Non vengono molti forestieri alla Montrouge. E se vengono, non si fermano. Non hanno tutti i torti. Suo padre starà via molto? Io non lo so, monsieur. E quando partirà? Non lo so. Marie! Se le serve qualcosa, suoni, monsieur. Quella figliola ha paura. Ovviamente. Ha sbagliato nel dirci che suo padre vuol partire. E perché?
Non penserai mica che Journé... Dobbiamo parlare con Monsieur Journé, per schiarirci le idee. Ti avevo detto di non rispondere alle domande. Sì. Ti ho detto anche di tenere la bocca chiusa. Sì, papà. Ma tu gli hai detto che voglio partire. Sì, papà. Cosa imparerai ad obbedire? Monsieur Journé, perché ha deciso di partire proprio ora dalla Montrouge? Ma non è vero. Chi va detto che parto? Sua figlia. Mia figlia si è sbagliata. Doveva dire che mi piacerebbe andare via. Le ho appena spiegato la differenza. Sì, l'abbiamo appena vista. Non mi piacciono i suoi metodi, sa? Perché non si fa gli affari suoi? Vai pure, cara. Coraggio, piccola. Che spudorato, picchiamola! Watson, Monsieur Journé ha ragione, non sono affari nostri. Monsieur Journé, che sa della morte di Lady Penrose? Quello che tutto il villaggio sanno, che è stata uccisa da un fantasma. Lei lo ha mai visto? No, ma chi altro può aver fatto una cosa simile? E anche quelle pecore, con la gola squarciata. Era guardia carceraria a Talon, vero? Oh, sì, monsieur. E perché è venuto alla Montrouge? Beh, mi è sempre piaciuto gestire un hotel e quando ho saputo che questo era in vendita l'ho comprato. Fu circa 2 anni fa? Sì, monsieur. Proprio quando ricominciò ad apparire il fantasma, ma vero? Lei forse sospetta di me, Mr. Holmes. Oh, no, 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 no. Ho solo notato la coincidenza. Pensavo che tu non credessi nelle favole. Ma è così, infatti, non ci credo. Almeno a quelle che invocano il soprannaturale. Né a quelle del lupo mannaro che azzana le vittime alla gola. Però in un mostro che usi come arma del delitto un rastrello da giardino come questo, beh, a quello ci credo un po' di più. Io non capisco che vuol dire. Dico che questo mostro è stato inventato e usato come paravento per commettere un delitto. Così l'assassino era certo di non poter mai essere sospettato. Ma il mio arrivo improvviso ha sconvolto i suoi piani. Probabilmente si è spaventato e ha deciso di scappare. È vero, monsieur. Io volevo scappare, ma per ben altra ragione. Io temo per la mia vita. Journé, perché la vogliono uccidere? Non lo so. È un terribile presentimento, come fosse vero. Lady Penrose ha scritto esattamente la stessa cosa. Sì. Allora però, come spiega questo rastrello? Ma, no, santo cielo, vi giuro, non sapevo fosse qui. Perché non affidiamo questo tipo al sergente Thompson? No, Watson, non è necessario. Monsieur Journé sa benissimo che non si può sfuggire da se stessi. Oh, ecco. Le dispiacerebbe restituire questo al sergente Thompson, monsieur? L'ha portato via per sbaglio. Monsieur Journé sa benissimo che non si può sfuggire da se stessi. Quel tipo, Journé, sembra molto spaventato. Credi che abbia a che fare con l'assassinio di Lady Penrose? Il tempo ce lo dirà, Watson. Ed ora, vecchio mio, c'è qualcosa che puoi fare per me, vuoi? Ma certo. So che posso contare su di te. Vorrei che ti mischiassi alla gente nel bar stasera. Cerca di scoprire tutto quello che puoi, ma tieni d'occhio soprattutto Journé. Sicuro. È tutto? Voglio riposare bene stanotte, per ritrovarmi fresco domani. Ah, è così per inciso. Cerca di essere il più anonimo possibile, se ti riesce. Anonimo, contaci pure, vecchio mio. Grazie, mia cara. Sono contento di vederla senza lacrime. Si sente meglio? Grazie al vostro intervento, papà non andrà più via. Non parte più? Bene. Journé rimane.
Esistono molte di quelle creature soprannaturali. Streghe, vampiri, lupi mannari, spiriti, mostri. L'ho letto nella storia del crimine, per cui io dico a me stesso, Potts, questa è senz'altro opera del soprannaturale. Io ho sentito che lei si chiama Potts e che è molto interessato a storie del crimine. Permette che mi presenti? Io mi chiamo Watson, dottor Watson, e abito in Baker Street a Londra, Inghilterra. Lieto, signore. Qui si ammirano i delitti più raffinati. Credo di capire che quel vino è molto buono. Com'è acuto, eh? È un chiodo questo qua. E come chiodo ha la testa piatta. E dimmi adesso, non credi di capire che sto in partenza? Me ne vado, non appena il bus che sto aspettando strombetta il suo richiamo. Il richiamo, starnazza per certe persone. Strombetta per me, starnazza per te. Po. Molto bene, forse dovrò spiegare la differenza. Oh, è il mio bus, signori. Ho appena udito strombettare il suo richiamo. Distintamente. Senti, se risolverai questo caso, fammelo sapere. Personalmente io scommetto sul mostro. E tu segui il mio consiglio, Potts. Lascia questo posto prima che ritrovino anche te con la gola tagliata. Strombetta! Il suo richiamo. Nervoso? Beh, l'idea di avere la gola tagliata da un qualche mostro non mi rende certo allegro, dottor Watson. No, davvero. Ma forse un po' di questo eccellente vino potrà rimediare. Harry, vuole portarci una bottiglia di vino speciale, per favore? Sì, monsieur. Potts, come studioso di occultismo, lei certo si sarà fatta un'idea su questo delitto. Sentirà che vino. Dottor Watson, io non bevo niente che sia più forte del latte. Astemio? No, singhiozzo. Ogni volta che bevo l'alcol mi viene il singhiozzo. Peccato. Questo cerchio indica il luogo dell'omicidio? È così, Mr. Holmes. C'è un sentiero che parte da dietro la chiesa e attraversa tutta la palude. Lo segua per mezzo miglio e ci arriva. Grazie, sergente. È tutto molto chiaro. Mr. Holmes, mi lasci venire. È molto pericolosa la palude di notte. Nel buio basta fare un passo falso. Mi piace, sergente. È molto importante che vada solo. Non lascerò il sentiero. E il dottor Watson verrà con lei? No, sergente. Gli ho dato incarico di indagare un po' in giro e ora probabilmente si starà dando da fare. Buonanotte, sergente. Buonanotte, Mr. Holmes. Ma secondo la sua teoria, dottor Watson, tutti qui nel villaggio siamo sospettabili. Mi scusa. Ma faccia pure. Oh, grazie. Lo studio sul delitto è molto interessante, signore. Ricordo la storia scritta da quel brillante autore che si chiama G.K. Chesterton, in cui il delitto è opera di un postino. Io sto parlando dell'uomo invisibile, un caso brillantemente risolto da padre Vaughn. Senta, io sono un postino. Ma proprio per questo ho ricordato il caso, per indicare l'assurdità di pensare che siccome l'assassino era un uomo con l'uniforme di postino, ogni altro uomo con quell'uniforme possa essere assassinato. Grazie, per un momento mi ero spaventato. Che sciocchezze! Anche un bambino capirebbe che questo ridicolo mostro è riuscito a farvi temere le vostre stesse ombre. Ma io ho visto Lady Penrose. Non vorrei fare la sua fine. È tardi, me ne vado. Aspetta, vengo anch'io. Buonanotte, dottore. Buonanotte. Sto benissimo. Beh.
Che c'è di strano se suona una campana? Alla stessa ora dell'altra notte. Scusi, dottor Watson, sa dirmi se Mr. Holmes è armato? Amico mio, perché dovrebbe? Sta dormendo? No, dottore, è andato verso la palude. Io volevo accompagnarlo, ma ha rifiutato. Accidentaccio! Se incontra il mostro solo come verrà ucciso! Benedetto il cielo, vieni qui, forza. Ti avevo pregato di mischiarti alla gente e di restare nel bar. Il sergente Thomas mi ha detto che eri qui da solo e ho pensato di venirti in aiuto. Sì, facendo il bagno nella palude, Ci sono stato spinto dentro, spinto da un'apparizione spettrale. Mi è apparsa come un fantasma fiammeggiante e sputava fuoco da ogni parte. Stavo prendendo la pistola, ma mi è venuto addosso e un attimo più tardi ero nella melma. Tutto bene? Ho sentito sparare. Sì, tutto bene, ma il dottor Watson si è scontrato col mostro. Come? Andiamo, vecchio mio, hai bisogno di un bagno caldo e abiti asciutti se non vuoi buscarti un malanno. Su, basta fumetti. Bevi questo. Mi sembri un violino scordato. Sei proprio un vecchio impiastro. I pericoli devo dividermi con te. Grazie, vecchio mio. Ma vedi, non che credessi ai paesani, ma se avessero avuto ragione sull'esistenza del mostro, perché farti correre rischi? Sciocchezza! Tuttavia, ho saputo qualcosa. Adesso so con tutta certezza che il nostro amico non è un fantasma. Ma quella cosa sputava fuoco verso di me. Ha solo colpito la tua fantasia. L'assassino ha voluto spaventarmi, sapendo che ero nella palude. Ma ha spaventato me! E come spieghi quelle fiamme? Con gli indumenti imbevuti di fosforo. Quando è fuggito, la sua camicia si è impigliata in un ramo. E ho trovato questo pezzo di stoffa. Avanti. Vorrei parlarle, Mr. Holmes. Arrivo subito al punto. Salve. Che è successo al suo assistente? Non sono l'assistente. E se vuole proprio saperlo, sono stato spinto dentro la palude. Spinto? E da chi? Non lo so. Un coso di fuoco. Caro signore, a dispetto delle teorie di Mr. Holmes, nella palude sono state viste e sentite cose che non hanno alcuna spiegazione logica. Se fossi in lei, me ne starei alla larga. Oh, perché... certamente, ma... Lord Penrose, questa è la prima volta da che lotto contro il crimine che confesso d'essere perplesso. Io ho bisogno di prove tangibili, ma finora non ne ho trovata nessuna. E non ne troverà. Le consiglio di andarsene dalla Montrouge. Questa notte si è potuto salvare, ma la prossima volta chi potrà dirlo? Grazie per il suo consiglio, Lord Penrose. Buonanotte. Mi scusi. Buonanotte. Buonanotte. Non mi piace quel tipo. Che è venuto a fare? Voleva sapere se avevamo scoperto qualcosa. Era contento che non sapessi nulla. Ora devo discutere un paio di cose col sergente Thompson.
Tu resta qui. Ho un incarico importante per te. Qualsiasi cosa. Cosa devo fare? Va a letto. Sì, è proprio cotone. Dia un'occhiata. C'è una macchia scolorita. Forse è stata fatta con inchiostro rosso. È possibile, ma direi che era un tessuto rosso a righe blu. Forse a quadretti larghi. È stato mandato in lavanderia varie volte. Le righe blu sono quasi scomparse. Sì, si notano appena. La stoffa è buona ed è tessuta molto bene. Salve, Bill. Salve, deve essere molto importante se mi ha telefonato di venire a quest'ora. Certo, Mr. Sherlock Holmes vuole farti alcune domande. Taylor, proprietario del negozio. Salve, Mr. Taylor. Sera, signore. Ha camicia con questo disegno, fondo rosso e righe blu? Sì che ce l'ho. Ricorda chi le ha vendute? Ma certo, era uno stock ordinato per il giudice Brisson, non voleva altro. Giudice Brisson chi è? Giudice a riposo, zoppo e vive da solo con una domestica. A chi altro ha venduto queste camicie? A nessun altro, sono troppo care per i paesani. Questo è il miglior materiale importato. Il giudice Brisson è zoppo? Sì, era magistrato a Quebec. Ha avuto un infarto 2 anni fa. Per questo si è ritirato ed è venuto a stare alla Montrouge. In quel tempo anche Journet è arrivato qui. Adesso che ci penso è proprio così. Pronto? Centralino? Vorrei il giudice Brisson. Grazie. Nora, lascia che suoni. Non ti ho detto di non rispondere di sera? Sì, signore. E allora obbedisci? Sì, signore. Oh. Non risponde. Dove abita? In Marsh Road. Ma non ci vada dopo il tramonto, Mr. Holmes. Quel posto è una fortezza e c'è un cane molto feroce. Credo che il dottor Watson ed io faremo una visita al giudice Brisson domattina. Buonanotte, signore. Buonanotte, Mr. Holmes. Ha 2 serrature. E una è nuova. Sì, direi proprio che la morte di Lady Penrose ha spaventato il giudice. Non mi piace come abbaia. Sembra affamato. Molto affamato. Torniamo dopo che ha mangiato. No, Watson, non possiamo aspettare. Ha smesso? Sì, Watson. Basta adesso, smettila. Buono, Fido, sta calmo, siamo amici, buono. Chi siete? Sherlock Holmes e il dottor Watson, ci siamo già annunciati per telefono. Non potete entrare. Ha dato ordini di non far entrare nessuno. Vuole avere sulla coscienza la morte del giudice? No, certo. Allora ci faccia entrare. Mi licenzierebbe se lo facessi. No, se potremmo parlargli. Senta lei, tenga d'occhio quel cane. Non temere, Watson. Dovresti sapere che un cane non aggredisce se ti vede con i padroni. Questo lo sappiamo tu ed io, ma il cane lo saprà. Buono cane, buono, bravo, buono, buono. Come vedete sono armato e sono un buon tiratore. Siamo venuti qui, giudice Brisson, per salvarle la vita. Le ho già detto al telefono questa mattina, Mr. Holmes, che non volevo vederla. Non voglio vedere nessuno io. Ma io sì, lei. Si fermi dov'è? Nora, accompagnali fuori. Giudice Brisson, da un paio di risposte può dipendere la sua vita. Non ho bisogno di salvatori, mi difendo da me. E poi non credo nelle sue strambe teorie, Mr. Sherlock Holmes, per quanto valide possano sembrare. E adesso se ne vada, fuori. Spiacente. In questo caso non posso più evitare la sua morte, che sarà certamente violenta. Andiamo, Watson. Sono qui, Holmes. Scusi, torno per quella busta. Deve essermi caduta. Grazie.
Lei è un tipo intelligente, Mr. Holmes. Un piccolo trucco, giudice Brisson, che mi ha confermato che lei non è invalido come si dice. Mi dispiace, ma ho sempre paura di tutto e di tutti. Vuole accomodarsi? Holmes, vuoi farti sparare? Entra, Watson, e chiudi la porta. Siedi, vecchio mio. Il giudice Brisson ha deciso di non spararci. Oh, molto gentile. Signori, questa paura mi fa impazzire. È comprensibile. Tutto il villaggio è immerso nel terrore. Ma nel suo caso, a giudicare da quel cane feroce, le sbarre alle finestre e quel fucile da caccia, non è paura dell'irreale. Che cos'è che le fa paura? Beh, proprio di preciso io non lo so. Ma è una minaccia sempre presente. A volte mi sembra perfino di poterla toccare. Quando arrivai alla Mont Rouge, ebbi un attacco leggero che mi colpì alle gambe, ma fui ricoverato. E ha continuato ad usare quella sedia a rotelle per non andare al villaggio. Certo, vede, la gente giustifica più volentieri la mia esistenza da eremita. Sì, capisco. Giudice Brisson, aveva mai sentito parlare di Journée prima di arrivare qui? No, no, mai. Quante di queste camicie ha fatto comprare? Oh, 4 o 5. Almeno mi pare. Ne ha ancora? Beh, 1 o 2, non più. Si sono rovinate e ho detto alla governante che poteva darle all'uomo che qualche volta veniva a curare il giardino. Può descrivermelo? No, direi proprio di no. È stato molto tempo fa, capisce? Io non gli ho prestato molta attenzione, lavorava fuori. Ma forse la governante? No, perché era un'altra a quel tempo. È andata negli Stati Uniti. Cerchi di ricordare, giudice. Ne va della sua vita. Una cosa la ricordo. Era leggermente zoppo. L'ho osservato da quella finestra quando camminava sul prato. Splendido. Continui a vigilare. E assolutamente non faccia entrare nessuno in casa. Anche se è qualcuno che conosce bene. Ma che significa? Forse niente, Watson, o forse tutto. Sono sicuro che il sergente Thompson avrà osservato uno zoppo in un villaggio piccolo come la Mont Rouge. Buongiorno, giudice, e grazie. Buongiorno. Sono sicuro che il sergente Thompson avrà osservato uno zoppo in un villaggio piccolo come la Mont Rouge. Questo è ciò che resta dell'hotel de la Porte. Tanner dorme qui quando torna alla Mont Rouge. È tutta una rovina. I paesani la chiamano la casa degli spettri. È disabitata da anni. Si vede. Zitti. Il passo dello zoppo è il piede sinistro. Per un orecchio addestrato come il mio, i passi hanno le stesse caratteristiche delle impronte digitali, sergente. Andiamo. Vogliamo parlarti, Tanner. Non ho fatto niente. Allora rispondici tranquillamente. Che volete sapere? Dimmi, Tanner. Dove eri 2 notti fa? Ero sulla mia barca. E ieri notte? Ci sono rimasto fino a sera. Tu menti. Me ne fischio di quello che pensa. E adesso ho da fare. È evidente che non sei stato nel fiume nelle ultime 48 ore. Sta forse cercando di accollarmi l'assassinio di Lady Penrose. Hai detto assassinio? Come sai che è stato un assassinio? Perché tu l'hai uccisa? Holmes, guarda là! Sul muro! Il mostro! Giusto, Watson. Una camicia di Brisson che Tanner ha trattato con fosforo. Lo arresti, sergente, le darò ogni prova. Preso, sergente. Lo spero. Andiamo.
Non capisco perché non possiamo partire domani. Vedremo domani. Ma per stasera, che ne pensi di questa? L'ho trovata da Tanner. È una foto. Ma certo che è una foto. Ma non noti nient'altro? Ne manca un pezzo. Bravo, Watson. E dobbiamo trovare il resto. Notate il bordo scolorito. La cancellatura sulla firma. Tutto mi fa pensare che è stata strappata in due un anno fa circa. Ma perché ti interessa tanto quella vecchia foto? Hai mai pensato, Watson, che la scienza dell'indagine è come una collana di perle? No, non l'ho mai pensato. Ma è così. E questo caso ve lo dimostra perché io ho cinque perle. Journet, Brisson, Tanner, Lord e Lady Penrose. Però non ho il filo per farne una collana. Ma questo, signori, è il nostro filo. E credo che comincerò da Lady Penrose. Ma Lady Penrose è morta. La morte può dirci molte cose, sergente. Lei e il dottor Watson non state qui in albergo. Sono sicuro che lei ha colpito Tanner, ma a Mr. Holmes non basta la morte del criminale. Deve concludere con un post-mortem. Andiamo, scendiamo al bar a celebrare la morte del mostro. Questa è proprio una buona idea, dottore. Così Sherlock Holmes è diventato un comune ladro. Lo sa che potevo spararle? Ero certo che non mi avrebbe ricevuto, così ho dovuto arrangiarmi. Mi dica, chi è Alistair Ramson? Che c'entra con la sua presenza qui? Questa glielo spiegherà. La parte inferiore l'ho trovata nella stanza di un tizio chiamato Tanner. L'altra parte nella cassaforte di Lady Penrose. Alistair Ramson uccise un attore della compagnia di mia moglie. Fu condannato a vita. E fu un grosso shock per lei. Si ritirò dalla scena e dopo un po' vi sposaste. Sì, è così. Dove e quando fu commesso il delitto? A Quebec, 5 anni fa. A Ramson spararono quando evase 2 anni dopo. Lo videro sparire nel fiume. E trovarono il corpo? No, non lo credo. Certo che no. Alistair Ramson e Tanner sono la stessa persona. Come? La metà della foto mandata a sua moglie era un avvertimento. Che c'entra mia moglie con quell'assassino? Lui l'ha uccisa. È stato lui? Sì. Il mostro non è altro che Tanner stesso. C'era la camicia col fosforo nella sua stanza. Stanotte, messo di fronte all'evidenza dei fatti, si è gettato dalla finestra nel fiume. Il sergente Thompson gli ha sparato un paio di colpi. Ed è morto? Tutto sommato, sì. Non la capisco. Tanner è morto solo perché è stato scoperto e perciò è diventato una figura del tutto inutile. Ma temo che Alistair Ramson, l'attore che ha interpretato il ruolo di Tanner, sia ancora vivo. Ma certo, ora che è stato scoperto, la polizia... Non è così semplice. Nel tempo che è vissuto qui, Ramson si è certamente creato un'altra personalità, anzi più d'una, per cui ora, presentandosi a tutti con un aspetto conosciuto, non desterà sospetti. Può essere uno qualsiasi del villaggio. Perfino, che so, il suo maggiordomo, Drake. Ma questo è assurdo. Sì. La morte di Lady Penrose è solo l'inizio. Ne sappiamo quando questo pazzo colpirà ancora. Mi dica ora, c'è qualcun altro alla Montrouge che possa essere collegato alla vicenda di Ramson? Il giudice Brisson era il magistrato che lo giudicò e condannò. Centralino? Centralino, il giudice Brisson. È urgente. Giudice Brisson, qui è Sherlock Holmes. Oh, sì, Mr. Holmes. Sì, va tutto bene, grazie. Il cane è in catena, come mi ha chiesto. Io le ho chiesto. Ma non le ho telefonato. Qualcuno ha imitato la mia voce per entrare in casa sua.
Ma certo, Mr. Holmes. Sbarrerò tutte le porte e aspetterò il suo arrivo. Sì. Nora! Nora! Se posso esserle... Grazie, aiuto. Ma temo proprio di no. Il giudice Brisson è in pericolo? Spero di poter evitare un secondo omicidio. Mm. Mr. Holmes, fallo entrare. Sbrigati, Nora. Giudice Brisson! Chi è stato? Non lo so! Non lo so! Pronto? Centralino, mi passi l'albergo di Journay. Voglio il sergente Thompson, è urgente. Pronto, Thompson? Qui Sherlock Holmes. Il giudice Brisson è stato ucciso. Il giudice, ucciso? Il giudice Brisson. L'assassino ha legato e imbavagliato Nora e, travestito con i suoi abiti, ha assassinato il giudice Brisson. Io corro al vecchio hotel La Porte. Forse l'assassino sarà tornato là per assumere un'altra identità. Dica al dottor Watson di raggiungermi al più presto. Lei deve venire qui per gli accertamenti? Bene.
Getti la pistola sul pavimento e alzi le mani, Sherlock Holmes. A un attore come lei non dovrebbe piacere l'ombra. Vedo che alla fine è riuscito a scoprire chi sono. È stato bravo nel ruolo di Tanner e Nora. Merita un premio. È un vero peccato che lei sia apparso sulla scena, perché ho dovuto calare il sipario sul mostro. Riesumare quel mostro della Montrouge per i suoi delitti l'avrà colmato d'orgoglio. Ma perché Lady Penrose? Non vedo perché ora non dovrei dirglielo. Non sopportavo l'idea che appartenesse a un altro uomo. E il giudice Brisson? Mi ha fatto arrestare e io l'ho odiato. Quando poi mi ha condannato, ho giurato che un giorno sarei evaso per poterlo uccidere. Capisco. Ma sta pensando a un altro delitto. Altrimenti non sarebbe tornato qui per travestirsi un'altra volta. Lo ammetto. È così. C'erano 3 persone nella mia vita che non erano degne di vivere. 2 sono già morte. Rimane la terza. E stasera io andrò a ucciderla. Mr. Holmes, ho sempre avuto una grande ammirazione per il suo talento. Oh, grazie. E anche questa volta lei è stato molto brillante. Tanto brillante che purtroppo sono costretto a far calare il sipario su di lei un po' prima del tempo. Mr. Ramson, tutte e due a nostro modo siamo artisti. E posso dirle una cosa. Con le posizioni invertite, non penserei davvero ad ammazzarla, lasciandole la curiosità di qualche particolare. Cosa vuole sapere? Chi è la terza persona? Ma sì, posso dirlo. Anche perché se c'è un al di là, ma ne dubito. Lei la incontrerà molto presto, Mr. Holmes. Il nome della terza persona è... Non si muova. Eccomi, Holmes. Attento, Watson. Tutto bene, Watson? Ma dov'è? È scappato. Grazie al cielo, sei salvo. Grazie al cielo e a te. Sta a vedere. Attento. È scappato di nuovo. Sì, Watson. Dal tetto di quel magazzino, probabilmente. Questo è il suo rifugio. Sì. Questa è certamente la stanza dei vari travestimenti. Sembra il camerino di un attore. È un attore. Con un talento straordinario. Guarda qui. Nora la governante e Alistair Ramson. Alistair Ramson. Mai sentito. Questo non importa. Importa che l'assassino di Lady Penrose è del giudice Brisson. Santo cielo, è stato lui. Sì, Watson. Ma questo Ramson è un paranoico. In piena orgia criminale. Ucciderà ancora. E stava per dirmi il nome della vittima quando tu sei caduto. Mi spiace. Ma no, vecchio mio. Mi hai salvato la vita. Vedi, Watson? Tanner. Capisco. E chi sarà il prossimo? Io credo che Journée sia nella lista. Journée? Sì, Watson. Come Lady Penrose e il giudice Brisson, anche Journée avverte una minaccia, anche se vaga e inesplicabile. Ma che nesso c'è tra lui, il giudice e Lady Penrose? Journée era guardia nella prigione dove Ramson era rinchiuso ed è la terza persona di cui l'assassino vuole vendicarsi. Ma Journée è scomparso. Journée è scomparso. Così ci ha detto Marie giù al bar. Watson, la sua scomparsa vuol dire una sola cosa. Si nasconde. Dobbiamo trovarlo prima che lo faccia Ramson. Journée può farci prendere l'assassino. Ora andiamo dalla piccola Marie. Hobbs, l'ha visto Mario? No. E tu l'hai vista?
No, sarà in giro. Marie? Che c'è, Holmes? Siamo arrivati tardi. Marie. Non toccare niente, guarda. Uccisa proprio come il giudice Brisson e Lady Penrose. Povera piccola Marie. Avrei dovuto prevederlo. È assurdo, vecchio mio. Tu hai fatto il possibile, non potevi prevederlo. Certo, la morte della piccola è orribile. È avvenuto così. Stava qui, seduto alla scrivania. L'assassino è entrato dalla porta. Sì, è entrato dalla porta, ma Marie non c'era. Lei sola di tutta la gente ha visto Ramson entrare qui. Lo conosceva molto bene. Forse le portava un messaggio del padre, così è venuta qui. Ma perché uccidere questa povera creatura innocente? Ramson sapeva che Journey era nascosto, ma non sapeva dove. Quando gliel'ha chiesto, lei si è insospettita. Allora l'ha uccisa. Telefona al sergente Thompson, ti prego. È a casa del giudice, che venga subito qui. E finché non arriva, che nessuno lasci il bar. L'assassino forse è qui. Ma che fa, Holmes? Sta via tutto il giorno. Non è bello lasciarmi così in ansia. Lo sa come mi preoccupo. Ma lui insiste, sa perché? Perché prova gioia ad umiliarmi. Eccomi. Sono a terra, Watson. Oh, guarda, perché? Ho cercato Journey in tutti i posti possibili. E l'hai cercato tutto il giorno? Sì, Watson, e posso dire di sentirmi sconfitto. Bisogna trovarlo prima che sia troppo tardi. Ma dove? Ho cercato dappertutto nel raggio di 5 miglia intorno al villaggio. Ho guardato anche in chiesa. Si è travestito, non stesse a dir messa. Forse è andato a Quebec? Ogni via è sorvegliata. Non può allontanarsi troppo, ne sono certo. Rispondo io. Pronto? Pronto? Chi era, Holmes? Watson, prendi cappotto e cappello. Sei molto scortese. Mi lasci tutto il giorno qui da solo. Poi, quando ti faccio una domanda, sai solo dire Watson, prendi cappello e cappotto. Andiamo a trovare Journey. Sergente, aspetti che la chiami. Sì, sì. Watson fa questo, Watson fa quello. Prendi cappotto e cappello, Watson va. La casa del giudice Brisson. Credo che questo sia l'ultimo posto dove trovare Journey. Mettiti nei suoi panni, Watson. Quale sarebbe il posto migliore per sfuggire a Ramson? Proprio la casa dove ha appena ucciso una delle sue vittime. Journey! Journey! Sherlock Holmes e il dottor Watson. Siamo qui per aiutarla. Perché non risponde? Holmes? Holmes? Dove sei? Sono qui, Watson. Journey! Che volete? Solo aiutarla. Come mi avete trovato? Quando lei ha chiamato l'hotel, ho risposto io al telefono. Ho riconosciuto il suono dell'orologio di casa Brisson. Torni subito al bar con noi. Journey, abbia fiducia in noi. Io non mi sposto da qui. L'assassino mi aspetta per uccidermi non appena metto il naso fuori. Certo, ma deve averne l'opportunità.
Lei torni al bar con noi e gliene offrirà una. È il solo modo per prendere l'assassino. E se mi rifiuto? Journée, quello che sto per dirle non è facile. Marie... Cosa? Uccisa. Per questo deve tornare. Dobbiamo catturare quel demonio. Catturarlo? Quel mostro uccide la mia povera bimba e lei parla di catturarlo. Crede che basti a ripagarmi per la perdita di Marie? Fosse anche l'ultima cosa, lo ucciderò con le mie mani. No, questo lei non lo farà. Se lei torna all'hotel, lui tenterà di ucciderla e lo prenderemo. Come sapremo chi è? Questo lo sappiamo, ma non sappiamo come si è travestito. Chi è? Alistair Ramson. Conosce il nome? Sì, evase dalla prigione di Talon dove io ero guardia. Journée, se non vuole scappare per tutto il resto della sua vita, deve tornare all'hotel ed aiutarmi a mettere le mani su quel mostro. Vengo. Bene. Ma come faremo a individuarlo? Vi dirò tutto tra poco, strada facendo. Allora partite davvero? Sì, sergente. Signori, Sherlock Holmes ed io partiamo adesso per Londra. È molto spiacevole che l'assassino ci sia scappato, ma non tutti i casi finiscono col successo. Sono molto spiacente. Non ha idea dove sia quel demonio? Mr. Holmes è del parere che sia scappato verso il confine con gli Stati Uniti. Ci vorranno anni per intracciarlo in questo caso. Oh, Journée, solo un minuto. Il conto, per favore. Il conto? Sì, Sherlock Holmes, ed io partiamo subito. Oh, mi spiace. Adesso sto andando in chiesa a dire una preghiera per Marie. Il conto ve lo spedirò. Ma sì, certo, caro amico, la capisco. Lascio l'indirizzo sul banco. Arrivederci, Mr. Potts. È stato un piacere conoscere uno della sua intelligenza. Grazie, dottor Watson. È stato un onore conoscere un uomo di così vasta esperienza. Oh, spero ci incontreremo ancora un giorno per continuare i nostri discorsi. Sarà molto eccitante. Oh, dimenticavo, Mr. Holmes vuol parlare un attimo nella sua stanza. Le indicherò qual è. Bene. È la seconda stanza, la sua a destra. Emil, sono io, Potts. Ti dispiace se faccio un po' di strada con te? Fa un po' paura qui fuori, vero? Sono queste paludi. Siamo vicini al posto dove Lady Penrose fu aggredita. Tre morti in tre giorni. E quella povera Marie uccisa, lei che era così dolce. Tre morti in tre giorni. E sembra che ancora non siano sufficienti. Mi sembri spaventato, Emil. È strano vederti spaventato. L'uomo che ho tanto odiato a Talon. Sherlock Holmes. Sì, Mr. Ramson. Così, dopo tutto, il sipario non è calato. Credevo che fosse partito per Londra. È quello che volevo farle credere. Per questo il dottor Watson l'ha annunciato a tutti nel bar. E l'uscita di Journée era una trappola per lei. Fuori c'ero io che ho preso il posto di Journée. Posso dirle, Mr. Ramson, che quel suo travestirsi da postino è stata una grossa ingenuità. Eppure ho sempre agito come se fossi veramente Mr. Potts. Ho sostenuto perfino gli esami del servizio civile, riuscendo a farmi poi assegnare alla Montrouge. Lei lo sa, vero, che non riuscirà mai a prendermi vivo. Non spetta a me eseguire le condanne. Io devo solo consegnarla alla giustizia, ed è quello che farò. Lei è un ottimista, Mr. Holmes. Non ho bisogno di essere ottimista. Siamo circondati dalla polizia. Thank you.
L'ho ucciso con questo. Lo strumento di morte di Ramson è stato il suo esecutore. Bene, signori. La caccia è terminata dove è cominciata, in palude. Ehi, Watson. Watson, dove sei? Ma era qui proprio un minuto fa. Watson! Qui! Sono qui, Holmes! Dove? Sono di nuovo nella selva! Mi sarebbe piaciuto visitare il Canada prima di partire, sai? Anche a me, Watson. Canada. Il maggior gruppo di lingua inglese. Le amichevoli relazioni con gli Stati Uniti, da un lato, e l'incrollabile fedeltà al British Commonwealth e alla madrepatria dall'altro. Canada. L'anello che unisce per sempre questi gruppi dell'umana famiglia. L'ha detto Churchill? Sì, Watson, proprio così. Churchill.